Bonjour à tout le monde. Scusami un attimo. Je suis un coglion. Je suis David Poitou de la colonia felina della Torre Argentina. Oggi nous sommes tutti qua riuniti. Che c'è un programmone qua? Che c'è? Gentili amici, buonasera. Oggi si parla d'arte, lo stato dell'arte, lo stadio dell'amore. Ma che cazzo? No, però io mi sono innamorato di questo programma. Non è sponsor, non è niente. Vi voglio parlare del futuro. Allora, innanzitutto avevamo fatto un altro video in passato, se perché sbatto. Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Un video su una IA, un'intelligenza artificiale che vi rispondeva a modo, a tono, in maniera anche preoccupante alle volte, perché veramente era fuori di testa. E qua invece parliamo non di dialoghi, di testo, di risposte testuali, ma di un altro tipo di intelligenza artificiale grafica. Ho visto un reel, mi è bastato un secondo per entrare in catalessi. Cioè io ero lì con la bavetta qua, una volta che servirava il robot del dentista col... Si chiama Nvidia Canvas. Io voglio scoprirlo meglio insieme a voi. Cioè un'intelligenza artificiale che, preso un vostro schizzo... Dico, quando schizzate, quando fa... Ho fatto un attacco d'arte sul foglio, là su Paint. Vi ricordate da bambini? Sì, chi non l'ha fatto? Chi non si è messo a disegnare la casetta con le nuvole, col fumo che esce fuori, con l'alberello? Che picchia una casa, pare la faccia del personaggio di Minecraft, Steve, che chiede l'eutanasia. Guarda, tutto storto, sbilenco, guarda che roba. Comunque, Nvidia Canvas, scaricata la beta, la possiamo installare subito. Ovviamente serve avere una scheda grafica Nvidia, neanche a dirlo. Ed è un programma, tra l'altro, semplicissimo in teoria. Driver is Rosfan Hall. Cominciamo con i problemi. Stiamo registrando 3 ore di niente. La 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 la. Zitto, zitto! Ma chiudi, ma che è? Ma che è tutta sta roba? Ma chiudi! Allora, prendiamo il telefunken. Ma che vuoi? Questa è la schermata del programma. È molto semplice in realtà. Praticamente alla destra c'ha tutti i materiali a disposizione. Quindi abbiamo il cielo, nuvole, hill. Hill, che cazzo. Collina, lo sapevo. Montagna, gocce di suore, ah no, acqua. Mud, fango, nebbion, caligo, marea. Pianura padana. Neve, la neva, il mare, le onde, i tucani, i tulipani, la colonia felina, la torre argentina. Robe, avete visto? Quindi potete, diciamo, creare delle ambientazioni. Poi ci sono gli stili, diciamo, la base da cui... La base da cui partire. Partiamo da un filmato. No, scusate un attimo, di Maria De Filippi. Noi possiamo prendere per esempio questo. Abbiamo tante possibilità anche di variazioni, tra l'altro, e possiamo aggiungere più. Ok, capito tutto, Davide. Spiegazione da Oscar. Perché quando... Aspetta, in realtà non ho idea di quanto sia pesante questo programma. Non vorrei che anticipassimo lo spettacolo pirotecnico di Capodanno. Se io faccio un segno qua, per esempio, selezioniamo nuvole. Random, cioè non è che sono immagini predefinite. Questa è una IA, quindi hanno istruito. E fin qua non è niente di che. Hanno istruito, ovviamente con milioni di immagini in tutto il mondo, questa IA a creare le atmosfere, le cose, in base ai segni che noi andiamo a fare. Perché noi stiamo disegnando delle nuvole. Se io andassi a creare per esempio una montagna, quindi ingrandiamo di qua il pennello, pago il pirulon, picca una montagna, pare un ammasso dell'etame, e invece guardate che meraviglia, ha creato una montagna rocciosa col sole perché rispetta tutte le luci. Una montagna di merda, perché non ho mai visto una montagna così deformata, ma l'ho fatta io, quindi ci sta. Guardate come si va a comporre in tempo reale. Ma se io adesso tipo qui sotto al posto della montagna ci disegnassi un nuvolone, tipo una roba del genere, mi va a creare una nuvola davanti nell'immagine. Vado a fare così, così correggiamo un po', mettiamo un po' di neve sulla cima. Che è sta cagata? È diventato più precario del solito, sbaglio sto tavolino. Vabbè, però voi capite che sta venendo fuori una roba che non è possibile. Cioè, guarda che schifo, fare i disegni dell'asilo, un bambino dell'asilo disegna meglio. Ma questo è niente, possiamo fare variazioni. Vediamo, guardate che meraviglia, cambiamo le atmosfere. Quindi qua si crea per esempio queste immagini suggestive da un accumulo di popò che ho fatto qua a sinistra. Ah, mappete, certo che è proprio bello disegnare come un artista. Cioè, tu hai disegnato quella a sinistra.
Un artista che ha avuto un incidente stradale. Oh, ma questa passione richiede tempo per essere sviluppata e a me piace ottimizzarlo nel migliore dei modi. Infatti Bancasella, che è lo sponsor di questo video, mi ha chiesto di dar voce alle mie passioni, aiutando e facilitando l'organizzazione del tempo e delle mie giornate grazie a soluzioni smart, comode e sicure. Insomma, quelle che cerchiamo noi giovani. Puoi dirlo forte? Sono gli incubi stanotte. Comunque, se vi può interessare come Bancasella può aiutarvi a risparmiare tempo con le proprie soluzioni, vi lascio il link in descrizione. Il bello è che si può anche disegnare direttamente sull'immagine, quindi se voglio tipo una nuvola, guardate come in real life mi adatta le nuvole lì dietro. Se io adesso ingrandisco e faccio tipo così, creo una sorta di temporale. Guardate come faccio passare le nuvole in mezzo alla montagna. E l'ho disegnato in tempo reale, cioè è avrei pianto da bambino, cioè un bambino, se tu questo alle elementari con questo qui facevi già colpo sulle maestre, sembravi il bambino prodigio. Altri avrebbero detto no, è il demonio, va de retro. Io continuo a cambiare, guardate quanti capolavori da una schifezza possono venire fuori. Come dire, voler vedere il bene nel male, la perla in fondo al mar, l'attraente nel grottesco, il pelo nell'uovo, il pelo di culo nel pagliaio. No, aspetta. Ricominciamo per esempio da un'altra base, cambiamo la base, mettiamo tipo questo, vedete, tipo sta roba qua, il cielo stellato, che ne so. Cominciamo con un fiore, voglio mettere un coso. Guardate, per esempio mi ha creato una pianta, crea delle deformazioni, sembrano i robbi quelli che mettono fuori dai supermercati. Buonasera e ben arrivati a C'è Posta per Te. Questa è la storia di un ragazzo difficile, partiamo da un filmato. No Maria, ma stavo... Base! Gli esempi più belli sono partire da un paesaggio semplice, privo di tutto, tipo questo. Sole, c'è il sole a catinelle, ci mettiamo tipo della sabbia. Guardate così, creo il deserto tipo, guardate che meraviglia, automaticamente mi ha creato delle pozzanghere dove non ho colorato, quindi come se ci fosse dell'acqua, perché siamo sulla terra, quindi non può esserci il cielo dietro, c'è dell'acqua, è un riflesso del cielo. Se io vado a mettere l'acqua qui per esempio, posso creare ancora meglio magari il laghetto. Eccolo qua, c'è un laghetto. Guardate, metto tipo una pianta, adesso faccio tipo un albero con quei rami, con le quali faccio crescere delle robe strane. Deve essere una specie protetta forte in quella zona lì. E se io metto sabbia qua? Ah ok, aggiunge della sabbia, facciamo così. Ecco, vedete, faccio uno strato in fondo di sabbion proprio. E qua ci buttiamo, che ne so, una montagna, toh. Eccolo là, cioè, e va a tema, perché ovviamente ha creato una montagna adatta all'occasione, con l'atmosfera, con i colori giusti, è tutto perfettamente tematizzato nei minimi dettagli, cioè sembrano foto reali. Ma ditemi che non sto sognando, io ho bisogno di un morso. Aia! Pensare che tutto, guardate, io posso anche continuare a deformare la montagna, crearla qui direttamente, è più affascinante disegnarla, proprio sembra di avere il potere di non far più cagare in disegno tecnico. La parete di stone, no vabbè, ma io starei qua ora, no, è illegale. Ma se io adesso volessi cambiare, tra l'altro possiamo anche creare più di un livello per avere tutti questi materiali separatamente, in modo tale che possiamo anche addirittura poi esportare il tutto anche come formato di Photoshop, quindi possiamo poi andare ad editare queste immagini su Photoshop, cioè è la svolta della vita. Ma con questo te puoi mettere a fare le opere d'arte, te ne puoi sentare anche vicino a Claude Monet, che è il Mona lì, e non sfiguri, cioè fai un figurone. Buonasera signori, scusate la brusca interruzione, ma oggi siamo qui al più importante museo di Milano, il famoso MUDEC. Ecco, ho aperto finalmente una mia succursale interamente dedicata alle mie opere, si chiama il MADEC. Marisa dipinge epiche carognate. Abbiamo una base d'asta per questi dipinti in plein air, tutti olio d'oliva su tela. Vedete che paesaggi, monti, mari, spiagge, e per finire Collione su tela, eccolo qua. Ma oh! Un'ottima rappresentazione, questo è un pezzo forte, eh? Vi aspetto numerosi per l'asta. Io penso che sia già sufficiente quello che vi ho dimostrato, ma se adesso cambiassi l'atmosfera totalmente, volessi al posto di immergerla nella sabbia, nel tutto, volessi metterci l'acqua, guardate come mi cambia davanti agli occhi tutto, e cresce anche la vegetazione.
si è formata qua una duna di sabbia. Guarda che roba, mi è diventato tutto rigoglioso di piante perché sanno c'è l'acqua. La montagna, la collina, la roccia che cresce rigogliosa nel mare, irrorata dall'acqua, la linfa vitale. Signori, è un capolavoro. È illegale quello che sto vedendo, è illegale, basta, è illegale. Madonna, che casino della Madonna. Ma vai, Mona, vai. Ah, perfetto. Si è rotto? Ah, no, io mi inchino, io ve lo lascio scoprire, ve lo lascio in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando condivisionate la videatura, entrate nel canale Telegram di Offertarelle, entrate nel grupparello telegrammico delle crisi, entrate dappertutto per favore che se no... Ti capiteranno cose brutte anche in ritardo. Entrare dappertutto per cortesia, anima mia, portami via. Ma vabbè, bisogna finire ad arte, ad arte. Cosa significa fare una cosa ad arte? A cazzo completamente, quindi non c'è una fine, signori, arrivederci a Fidersen, andare via, sì, sono in pantaloni corti, e se sa tanto ringraziate che non ho ammaliato con la visione delle mutande, sì, e forse anche qualcosa di... basta, arrivederci, arrivederci. Signore, ma bisogna essere in balsamai per schiantarsi dappertutto ogni volta? Ma mappede!